Salve Sebastian. Salve Tondi. Bene, oggi sono qui a presentarvi Sebastian Dabundo. Lavora con noi da 3 anni e mezzo, ha iniziato senza esperienza e oggi è socio di 4 agenzie affiliate a Milano. Bene, lei, quando io l'ho intervistata a novembre come miglior risultato ottenuto, quindi miglior titolare, mi aveva detto che ci saremmo sicuramente rivisti e in effetti ha mantenuto la promessa. Dovete sapere che Sebastian Dabundo ha vinto tutti e due i Golden Domus che riguardavano appunto i titolari delle agenzie affiliate. Quindi ha vinto il Golden Domus sia per la categoria fatturato che per la categoria attività e operazioni immobiliari. Senta, lei durante appunto la serata del Golden Domus aveva insistito sul concetto appunto di fidarsi dell'azienda che attraverso la fiducia si potessero poi ottenere dei risultati e inoltre ha fatto anche un videomessaggio di ringraziamento per il nuovo mentorship con il presidente e ringraziando l'azienda, insomma. Allora, innanzitutto le vorrei chiedere una cosa. Cosa bisogna fare per arrivare primi? L'ottenimento di risultati in maniera costante, anche quando le cose vanno male, anche quando magari non si chiudono in maniera ottimale delle trattative piuttosto che delle operazioni, cercare di sforzarsi per ottenere un risultato anche nei momenti di difficoltà, in modo tale da rimanere costanti nel rendimento, mese per mese, settimana dopo settimana. Darsi degli obiettivi settimanali, con i soci di riferimento e con i consulenti, perché lo facciamo anche con i consulenti, ci aiuta a tenere l'attenzione alta su quello che va fatto quotidianamente. La scheda budget, avere un'idea settimanale di quello che va fatto, aiuta tantissimo a non perderla questa rotta o comunque fare semplicemente delle piccole deviazioni e non perdere completamente di vista la strada. Bene. Senta Sebastian, un'altra domanda che volevo fare. Cosa si sente di dire ad una persona che vuole entrare a lavorare nel nostro gruppo, o una persona che vuole affiliarsi al nostro gruppo? Perché deve scegliere Toscano? Perché per l'esperienza che ho avuto personalmente, è un'azienda che ti forma e ti completa pur non avendo la benché minima esperienza e la benché minima conoscenza di quello che è il settore immobiliare. Come ho spesso detto, io prima di entrare in questa azienda non sapevo niente del settore immobiliare, non avevo nemmeno idea di cosa fosse un rogito, paradossalmente. Quindi c'è una continua attenzione alla formazione, alle risorse umane all'interno di questa azienda che non ho visto in altri ambienti lavorativi, seppur di diverso settore, ma nei miei precedenti lavori non ho mai incontrato un'azienda all'interno del quale si facesse così attenzione alla formazione del singolo. Tant'è vero che mi ha lasciato sorpreso. Ricordo che questo accadeva dopo neanche un mese dal mio inizio. All'epoca facevamo ancora le riunioni in presenza in via Alemanno e c'era di mese in mese l'incontro con il presidente con i nuovi entrati. Onestamente, questa cosa all'epoca mi ha stupito in maniera ovviamente piacevole e non avevo mai visto un vertice dell'azienda attenzionare le risorse appena entrate, non quelle promettenti piuttosto che no, tutte. È una cosa che aiuta tanto, fa capire secondo me quello che è veramente l'interesse di questa azienda, ovvero formare dei professionisti. Tant'è vero che anche se oggi non si possono più fare in presenza, questo tipo di politica non è cambiato, il presidente incontra tutt'oggi, in via virtuale ovviamente, i nuovi entrati. È fantastico secondo me questo perché chi vuole farsi formare, chi ha interesse ad imparare una professione, qui lo fa. Bene, Sebastian. Allora, io la ringrazio, le faccio i complimenti per ciò che ha fatto Grazie. nel 2020, le auguro buona gara, buona competizione per il 2021
e vediamo se già come miglior risultato di gennaio, magari, che dice, ci sarà lei? Vediamo, magari, vediamo se si candida qualcun altro. E io ci provo, io cercherò di essere competitivo sempre, poi vediamo. Bene, saluti. Grazie, salve a tutti.